Salve care amiche ed amici, oggi vi voglio parlare di un libro che lessi alla fine degli anni 90 di Roger Zelazny, Creature della luce e delle tenebre. Ecco, mettiamolo in favore di camera. In un mio video precedente invece lo mettevo troppo in alto il libro. È un volume singolo, come c'è scritto qua, ma anche si vede, della serie 100 pagine 1000 lire, edizione integrale. È molto interessante questo autore, anche se è l'unica opera che ho letto sua. Diciamo fantascienza, però che è ambientata con elementi storici del passato, quindi ciò che potrebbe avallare teorie della paleoastronautica. Roger Zelazny, nato nel 1937 nell'Ohio, in una piccola cittadina del nord di ascendenti europei, la sua famiglia era polacca. Dopo aver conseguito la laurea in lettere presso la Columbia University, ha lavorato per un certo tempo nell'amministrazione del governo degli Stati Uniti. Poi, dedicatosi all'attività di scrittore a tempo pieno, nel 66 si è sposato e si è stabilito a Santa Fe, nel Nuovo Messico. È certamente uno degli autori più amati dagli appassionati di fantascienza e fantasy, come dimostrano i 4 premi Hugo e gli altrettanti premi Nebula vinti nel corso della sua carriera, e gli oltre 40 milioni di copie dei suoi libri venduti in tutto il mondo. È molto interessante come scrive. Non ho potuto leggere tutti i suoi racconti come ho fatto con Lovecraft, però è molto interessante perché mischia molte cose. Ve lo consiglio di leggerlo perché anche c'ha delle parti che sono molto dark, Creature della luce e delle tenebre. Soprattutto perché ha delle descrizioni, innanzitutto l'inizio proprio è molto bello, poi magari si disperde la qualità del racconto, però l'inizio è bello perché dice inizia molto rarefatto, molto, però ci sono degli elementi, per esempio di ingegneria genetica. Già negli anni 30 si parlava di queste cose, della programmazione delle nascite geneticamente, dell'alterazione della vita, molte cose che sono di attualità oggi. Anche questo scambio fra realtà e mondo onirico, divinità, dei mondi, altri mondi, altre galassie, le streghe, cioè basta vedere il capitolo, appunto, capitolo per capitolo. Vediamo un po'. Ah, ecco, antefatto nella casa dei morti si risveglia la strega della loggia, la morte e la vita, il mago, le rose, intermezzo nella casa della vita, l'ombra nera del cavallo, il volgere della marea, Nefitia, l'angelo ribelle della casa del fuoco, generale d'acciaio, il veggente di ligamenti, braccia di carne, braccia d'acciaio, cioè ci sono dei cyberg, cioè delle creature metà robot, metà umane. Essere, non essere, cane infernale, due scherzi, molta mitologia antica, però ecco, l'ibernazione, è un,
è un po' come un Lovecraft, soltanto che meno Lovecraftiano, è più tendente a, ecco, è come se fosse una specie di Lovecraft solamente più interessato alle tradizioni egizie del passato. È come se, ecco, un Lovecraft passato per Asimov, è come se un Lovecraft attualizzato leggendo molto gli scritti di Asimov, no? Più orientato alla fantascienza di Asimov, però con un retrogusto Lovecraftiano. Almeno lo stavo riprendendo a leggere questo libro, perché è molto interessante. Poi succede che ogni volta che lo rileggo, lo avrò riletto negli ultimi 15 anni 3 volte, e cioè il mio interesse sfuma, perché le prime pagine sono quelle che più mi piacciono. L'uomo trascorre la vigilia del suo millennio di esistenza nella casa dei morti. Inutile guardare nell'enorme stanza in cui cammina, non si accorgerebbe nulla, non si scorgerebbe nulla. Troppo densa è l'oscurità perché gli occhi possano distinguere qualcosa. Oscuri sono anche i tempi, per cui nel riferirci a lui diremo semplicemente l'uomo. Ci sono due ragioni per farlo. In primo luogo, egli si adatta alla generale descrizione di un essere umano di genere maschile che cammina eretto, possiede due pollici opponibili e tutte le altre caratteristiche tipiche della sua natura. In secondo luogo, perché il suo nome gli è stato sottratto. Non c'è ragione per dilungarci ancora su questo punto. Nella mano destra l'uomo regge il bastone del comando del suo signore ed esso lo guida nelle tenebre. Lo conduce verso una direzione, poi verso un'altra, però gli brucia la mano, le dita, il pollice opponibile, se si allontana anche di un passo dal sentiero prefissato. Raggiunto un luogo nell'oscurità, l'uomo sale 7 gradini che lo portano su una piattaforma di pietra che percuote 3 volte con il bastone. E si fa luce, una luce tenue e arancione, poi densa negli angoli, illumina i confini dell'enorme stanza vuota. L'uomo capovolge il bastone e lo avvita in una cavità della pietra. Se aveste orecchie in questa stanza, udreste un suono come di insetti alati che vi volino attorno e si allontanino per ritornare ancora. Ma solo l'uomo lo sente. Ci sono più di 2000 altre persone presenti, tutte morte. Emergono da rettangoli trasparenti comparsi nel pavimento. Emergono senza respiro, senza batter di ciglio, orizzontali. Riposano su invisibili catafalchi a un metro da terra. Vesti ed epidermidi sono di tutti i colori, i corpi di tutte le età. Alcuni possiedono ali, altri coda, altri corna e altri ancora lunghi artigli. E c'è anche chi possiede tutto ciò assieme, chi ha parti meccaniche inserite nel corpo e chi non le ha. Molti assomigliano all'uomo non modificato, perché c'erano uomini modificati. L'uomo indossa pantaloni gialli e una corta tunica senza maniche dello stesso colore, ha una cintura nera come il mantello. Ritto accanto allo scintillante bastone del suo signore, osserva i morti davanti a lui. Alzatevi, esclama, alzatevi tutti. Le sue parole si mescolano al ronzio nell'aria e sono ripetute più e più volte, non come un eco che si disperde, ma persistenti e continue, con la forza di un allarme elettronico. L'aria è pesante e agitata, si odono in un gemito e uno scricchiolio di fragili giunture. Poi ecco il movimento, fremiti, tintinni, sfregamenti, quindi si alzano tutti. Non ve lo leggo tutto, anche perché non ho tempo, ci metterei un giorno, ma è bellissimo. A me mi ha lasciato una grande suggestione quando lo lessi la prima volta. Spero vi piaccia. È una mescolanza di reminiscenze, soprattutto della religione dell'antico Egitto,
le promesse della scienza. Ricordiamoci che questo libro non so quando è stato scritto esattamente. Qua dice nel 69 Roger Zelazny. Roger 69. Questo è un tascabile del gruppo Newton. Probabilmente avranno fatto una raccolta completa adesso. Nel 69 già si parlava di ibernazione, di esperimenti genetici e di queste cose. Bene, con questo commento letterario, questo mio suggerimento, ambientato niente di meno che nella Cassa della Morte, con il dio Anubis che elegge quale suo emissario nei mondi di mezzo un uomo di cui non si conosce né il nome né il passato e che da più di 1000 anni lo serve fedelmente. E poi vedrà Horus, Osiride, Bliss, il mago verde Vramin e Madrak, il prete guerriero, la strega scarlatta, per cui magari sembra più di ispirazione crowleyana con la strega scarlatta. Si sveglia dal suo sonno che ormai dura da secoli il generale d'acciaio, lascia la via lattea, eccetera eccetera. Roger Zelazny, creature della luce e delle tenebre. Al prossimo commentario, il vostro Sant'Enchan. Al prossimo commentario letterario. Ciao.